cattivo delle mie brame, chi è il più bello del reame? Quante volte ce lo siamo domandati? È meglio questo o è meglio quell'altro? Addirittura cambio il corredo perché è uscita un'ottica strabiliante. Beh, questo non succede mai, succede a noi professionisti, sì, certo, lo diciamo senza vergogna. A volte vengono messe sul mercato delle lenti così innovative, così belle, che vale la pena acquistare anche un corpo camera giusto per poterle utilizzare. Non sono tantissimi questi casi, ma ce ne sono. Oppure giustificare un corredo solo per quelle due o tre lenti d'eccellenza che fanno realmente la differenza, magari non soltanto per la qualità, ma anche per l'operatività, perché non dimentichiamo che dobbiamo trovare un setup che ci metta d'accordo su tutto, su come si inquadra, su quello che è poi l'effetto dell'obiettivo, ma anche sull'operatività spicciola, che è molto importante per tutti noi. 24 mm PC e Nikkor 24 mm TSE di casa Canon. Come potete vedere, il peso e gli ingombri sono pressoché simili, forse Canon pesa un pochettino di più, è un pochettino più cicciotto, potremmo dire. Sì, certo, è anche vero che da una parte abbiamo un filtro da 77, dall'altro c'è un filtro da 82, quindi vuol dire che abbiamo una costruzione ed un tipo di schema ottico che ci dà alla fin fine una bocca un po' più ampia, e di qua è un pochettino più stretta. Mentre per quel che riguarda la parte della messa a fuoco, sapete che sono tutte e due dei manual focus, possiamo dire che un mezzo voto in più lo diamo a Nikon per come si regola la ghiera. È un po' più ampia e anche un po' più morbidosa, direbbe qualcuno, non più fluida, ma chi lo sa, più gestibile al tatto. È evidente che quelle che adesso vi sto dicendo sono delle percezioni soggettive, per qualcun altro potrebbe essere diverso. Però è anche vero che quando abbiamo l'occhio nella camera e la mano deve andare a colpo sicuro, è meglio avere una parte di regolazione ampia dei comandi ben disposti da trovare subito alla cieca, perché comunque il nostro occhio è fermo lì sulla composizione a vedere gli effetti delle nostre manovre. Allora, se la ghiera è, dico, un pochettino più intuitiva su Nikkor, è anche vero che i comandi invece li trovo molto più comodi qua. Comodi perché innanzitutto sono ben differenziati, come è vero che sono anche per Nikkor, ben differenziati come proporzioni. Il pomello di blocco è piccolo, quello di regolazione è ampio, e questo è importante. Essendo però anche un pochettino più lavorati in maniera morbida, quelli di Canon ci permettono, per esempio quando fa freddo, di non lacerarci le dita, perché sembra, ora ve lo dico con un sorriso, ma sono cose che purtroppo invece accadono, perché quando fa freddo e abbiamo le dita fredde perché stiamo fotografando su un ghiacciaio, muovere questi microcomandi significa farci anche male nelle dita. Quindi meglio un po' più morbidi, un pochettino più grandi per darci la possibilità di farlo magari con dei guanti, perché non sempre è possibile lavorare a mani nude. Poi altri aspetti, sempre dal punto di vista meccanico, abbiamo detto che la regolazione dei diaframmi su Nikkor è manuale, di tipo step down, mentre invece con Canon, questa è un'altra, diciamo, punto, diciamo, a favore di Canon, lo facciamo direttamente dalla macchina, quindi possiamo comandarli direttamente con i comandi, con le ghiere di controllo, quelle abituali, con le quali siamo abituati. Allora, ritorno un pochettino sul discorso iniziale. Molto spesso la scelta, uso questo, uso quello, ricade su una funzionalità complessiva, su un tipo di agio globale che il fotografo ha rispetto al suo metodo di lavoro. Lavorare con la ghiera e con i controlli abituali anche su un obiettivo così per qualcuno può essere importante, per qualcun altro no, e quindi farà le sue valutazioni. Dal punto di vista invece della operatività, il punto è nettamente a favore di Canon, perché abbiamo due obiettivi che sono decentrabili. Vi rimando alla presentazione dei singoli obiettivi per vederne le specifiche. Sono decentrabili tutte e due, sono basculabili entrambi, ma mentre per Nikkor abbiamo un basculaggio ed un decentramento per così dire obbligato, e cioè se decentro in una certa maniera, se decentro per esempio verso l'alto come in questo caso, non posso basculare
verso l'alto, verso il basso, posso farlo soltanto in maniera orizzontale, vedete, o a destra o a sinistra. Se voglio il basculaggio invece in quella maniera, posso farlo ruotando l'obiettivo come vi ho mostrato, ma allora perdo il decentramento dall'alto verso il basso. E questo, cari amici, è una cosa che dovete valutare, perché è un vincolo abbastanza importante, per non dire molto importante. Visto che comunque il prezzo, bene o male, è allineato, il mio obiettivo deve potermi garantire i movimenti come un banco ottico. È un obiettivo basculabile e decentrabile, deve farlo in tutti i sensi come cerco io. Come sapete, cerco sempre di essere imparziale e di essere obiettivo rispetto ai valori in campo. In questo caso la marcia in più è in questo obiettivo, ecco, non me ne voglia Nikon. Dal punto di vista della resa ottica, difficilissimo dare un giudizio. Perché? Perché non ci troviamo su macchine molto diverse l'una dall'altra. Per quello che posso aver visto, sia su una 36 megapixel di casa Nikon o una 50 o 24 che sia di casa Canon, le ottiche hanno una qualità eccellente, e dire che sia meglio l'una o l'altra è difficilissimo, anche montando il Nikon su una Canon. Sapete che viceversa non si può fare. Davvero, davvero le metterei alla pari, non trovo nessun vincitore, neanche andando a guardare pixel per pixel, che è una cosa che mi interessa poco. Nel video ci sono delle immagini, valuterete un po' anche voi. Forse cambia un pochettino l'impressione. Questa è una cosa stranissima, anche difficile da rendervi nella mia presentazione. Cambia l'impressione che si ha mettendo l'occhio in una Nikon e in una Canon con questi due obiettivi. Sono dei 24 mm, però c'è qualcosa che cambia. Non ve lo saprei descrivere. Per esempio, dal mio punto di vista, l'obiettivo Canon sembra un pochettino più... butto dentro l'occhio e so che trovo quello. Nikon mi spiazza sempre un pochettino, mi trovo sempre ad aggiustare il cavalletto, un po' in avanti, un po' indietro. Stiamo parlando di sottigliezze che riguardano davvero i professionisti. Però anche questo farà parte del vostro modo di fare la lista dei pro e dei contro quando si sceglie un obiettivo. Non è vero che un 50 è un 50 mm per tutte le case. Un 50 mm ha il suo look tipico, che sia Sigma, che sia Canon, Leica e Contax. Ma visto che stiamo parlando di decentrabili e visto che stiamo parlando di queste due case, vi faccio, l'ho portato apposta, a vedere anche questo 17 mm, il TSE di casa Canon, che è ancora più pesante di questi due qua. Ed è un po' l'allungamento verso il basso nella lista dei decentrabili che Canon ha voluto proporre. Ve l'ho presentato in un video apposito e lo porto qui solo per mostrare come effettivamente, lo vedete anche visivamente, la discesa verso focali più corte, con però tutti i movimenti, la complessità della costruzione per consentire questo tipo di basculaggio e di decentramento, renda la lente ancora più compressa, più larga, più tozza, perché comunque bisogna fare i conti con una grandangolare, perché è un 17 mm, e credo che, almeno da quello che consta al momento, non ci sia in casa Nikon la volontà di produrre qualcosa, perché dal mio punto di vista è una forzatura, meravigliosa forzatura, perché è un obiettivo straordinario, anche paragonato al 18 mm Zeiss, sta davanti di due passi, però comunque ci sono dei limiti obiettivi invalicabili, sia nello schema ottico per la costruzione, sia nell'impatto sui pixel, che anche comunque nel peso e nella costruzione meccanica. Ma quante volte ci siamo sentiti dire, soprattutto alla presentazione magari di questi obiettivi, ma alla fin fine però col Photoshop poi... Beh, sono due cose molto diverse. È un po' come quando mi sento dire: ma non vale la pena comprare un diaframma 1.2, anche con l'1.8 si fanno le stesse cose. Ma sì, ma certo, è vero entro quei limiti. La differenza, questa piccola differenza che fa il decentramento,
oppure un diaframma che si spinga a 1,4 o 1,2, è una piccola differenza che vale molto spesso la partita. Perché è vero, costano di più, sono più pesanti, sono manuali, però fanno le cose che gli altri non fanno. Qui abbiamo un 24 1,4 da confrontare, qui abbiamo un 24 1,4, parliamo di lenti fissi da confrontare, sono due ottiche straordinarie, sia il 24 Canon che il Nikon sono bellissime, colori squillanti, saturi, incisività, pesano meno, forse costano anche un pelo meno, non tanto, ma un po' sì, però non fanno quello che fanno questi. Lo stesso vale per un obiettivo con un diaframma più ampio, permette di fare cose che gli altri non fanno. Allora, lo dico soprattutto ai giovani appassionati di fotografia, che spesso vengono anche un po' confusi da tante dichiarazioni sulla rete, da tanti articoli che si trovano in internet. È vero che con i software si può controllare tutto oggi, si può fare di tutto. Esistono anche due pensieri che vanno fatti. Uno è di tipo di flusso di lavoro, un professionista non ha da correggere 3-4 foto che si è portato a casa dall'escursione di domenica, magari ha 5-6 mila foto nell'arco della settimana, mettere le mani su queste è cosa ben diversa. Quindi la prontezza del file. L'altra è una questione schiettamente numerica, cioè di pixel. È chiaro che una immagine creata con la prospettiva e senza bisogno di un controllo prospettico di filtri e distorsioni creati dal software è molto più spendibile su una rivista, in un'agenzia fotografica. Quindi ecco perché molto spesso queste sono considerate delle lenti, per così dire, professionali, perché hanno un uso molto specifico, ma per chi ha bisogno di fare quello non c'è altra soluzione, perché la qualità si percepisce, comunque chi è addetto ai lavori la vede subito. Ma non abbiamo detto come si comportano sul sensore APS-C. Allora, sono certamente creati per il full frame, perché è lì che danno il meglio di sé. Per quanto una lente così ampia, lo dicevo proprio nell'ultima esposizione che ho fatto, una lente così ampia, che ha un cerchio di copertura ampio, è chiaro che introduca questi piccoli difetti ottici, è evidente, perché poi tutto viene comunque riepilogato su un sensore di 24x36. Ma come se la cavano sugli APS-C? Allora, il 24 TSE2 di Canon se la cava molto meglio del suo predecessore. Il 24 prima serie era un po' morbido, anche proprio con poco nerbo, anche i colori erano dei colori meno saturi, meno squillanti di questo. Questo invece è molto, veramente molto bello, al pari del 17. Il 17 mm su un APS-C diventa praticamente un 24, un 26 mm, quindi non ci sarebbe, diciamo, motivo di utilizzarlo al posto di questo. In realtà il motivo c'è, perché mantiene la sua prospettiva di grand'angolo, quindi una possibilità di avvicinarsi al soggetto e di contestualizzarlo anche nello stretto che il 24 mm non ha. Quindi le differenze ci sono senz'altro, anche se poi aritmeticamente la focale sembrerebbe coincidere. E questo come se la cava? Molto bene. Diventa un 36 mm di tutto rispetto. Diciamo che un 36 mm ha un decentramento proporzionalmente più contenuto rispetto a quello di un 24, cioè muovete meno roba, per intenderci, perché l'angolo di campo inquadrato, che sia paesaggio, che sia in urbano, è certamente più contenuto. Questo vale certamente anche per Canon e per tutte le altre marche. L'obiettivo si comporta molto bene, devo dire la verità. Poi il 24 mm è un'ottica che è tanto bella nel pieno formato quanto, diventando un 35 mm, anche sul sensore un po' più piccolo. A voi la scelta, qui c'è davvero il mare magnum per il decentramento degli obiettivi. Tornando a questi due campioni, direi che dovrebbero essere presenti nello zaino dell'appassionato di fotografia di paesaggio o di paesaggio urbano, stiamo parlando della medesima cosa. La qualità è ai vertici per entrambi,
se avete Nikon c'è questo, se avete Canon c'è quest'altro, cascate bene comunque. Vi ringrazio, vi do l'appuntamento ai prossimi video di PhotoArt. Ciao!